L'OCSE rivede a ribasso la crescita italiana, reddito di cittadinanza, si parte, violentata sulla circumvesuviana, ci sono tre fermi. L'OCSE rivede a ribasso la crescita italiana, PIL negativo meno 0,2% nel 2019 per risalire dello 0,5% nel 2020. Secondo l'organizzazione, inoltre, a livello globale, l'incertezza politica, le tensioni commerciali e un'ulteriore erosione della fiducia dei consumatori sono tra le cause che contribuiscono al rallentamento della crescita. Al via il reddito di cittadinanza, da oggi ci si potrà mettere in fila o cliccare al computer per chiedere la nuova carta. Non si registrano per ora particolari problemi di affluenza nei CAF e negli uffici postali sparsi per il territorio nazionale. La potenziale platea di 5 milioni di beneficiari, insomma, almeno per ora non ha creato i temuti disordini. Ancora da risolvere alcune criticità come il nodo dei navigator e il pagamento dei primi assegni. Svolta delle indagini in merito alla violenza su una ragazza avvenuta sulla circumvesuviana a Napoli, grazie alle telecamere di videosorveglianza sono stati fermati i componenti del branco che ha violentato nell'ascensore della stazione una ragazza di 24 anni. Si tratta di tre italiani residenti nell'area vesuviana. Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle per il caso Rimborsopoli, si sfoga su Facebook. Non lascio, rispetterò ogni decisione, rispetterò qualsiasi decisione verrà presa. Quindi, per favore, non inventatevi più bugie, perché di menzogne e di cattiverie ne avete già dette veramente troppe. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adncronos.com. Arrivederci dalla redazione web.